Le fonti Instant Focus, eccoci pronti per un approfondimento che sarà davvero, mi verrebbe da dire enorme. Poi abbiamo il nostro spazio, ma insomma cercheremo di darvi quante più informazioni possibile. Partiremo dalla situazione in Russia, a livello economico, la Russia che sembra resistere in qualche modo alle sanzioni, dell'Europa. Facciamo così, regia, ti chiedo per quanto possibile, seguimi sui titoli che così facciamo una sorta di sommario. Andiamo a vedere il secondo titolo che andremo ad analizzare. Eccolo qui, PNRR, noi litighiamo e l'Europa ci bacchetta. Al centro dell'attenzione c'è, ne abbiamo già parlato in altre occasioni, il decreto legge concorrenza, su cui Draghi peraltro ha richiamato i suoi. La settimana scorsa ha convocato un consiglio dei ministri flash che è durato 8 minuti fondamentalmente, nel quale ha chiesto ai suoi di mettersi d'accordo, di approvarlo anche con il ricorso della fiducia se fosse necessario, perché è una delle riforme necessarie e chiave del piano nazionale di ripresa e resilienza, per cui abbiamo soldi che ci vengono dati dall'Europa e alcuni sono pure a prestito, quindi dovremmo restituirli, ma a prescindere da questo dobbiamo necessariamente rispettare i tempi. Altro titolo, andiamo a vedere, 2023, stop al patto di stabilità. Allora, patto di stabilità, questo accordo internazionale, insomma, che è stato stipulato nel 1997 dagli stati membri dell'Unione Europea, che insomma, controlla le rispettive politiche di bilancio pubbliche, eccetera, eccetera. Viene sospeso proprio per la situazione, insomma, contingente economica, ma l'Europa avvisa non deve essere un liberi tutti. Poi andremo a ribadire quali sono i parametri da rispettare con il patto di stabilità, che però è stato congelato per il 2023. Allora, torniamo al primo titolo, grazie regia, così abbiamo fatto una sorta di sommario anche per Gian Maria De Francesco, vice caposervizio di economia de Il Giornale, che è con me e che ringrazio di essere appunto collegato con le fonti TV. Buongiorno Gian Maria. Buongiorno a tutti voi. Ti piace come sommario? Sì, assolutamente. Sono i Molto temi interessante. caldi del momento, ovviamente da sfondo, poi ci sono tutte le questioni riguardanti questi mercati volatili e le decisioni delle banche centrali, ma che sono certe emergeranno lo stesso qua e là mentre ne parleremo. Allora, intanto partiamo un po', dai, dalla situazione generale, anche rispetto a quello che sta succedendo tra Russia e Ucraina, no? A livello economico, insomma, l'Europa continua con la strategia delle sanzioni, anche richieste da Zelensky, il premier ucraino, che le chiede anzi anche più aspre, però l'economia russa sembra comunque, insomma, tenere botta, come si suol dire in gergo un po' più terra terra. Cosa ne pensi? È una strategia sbagliata o puntini puntini? Diciamo che non si sono raggiunti finora gli obiettivi che queste sanzioni si prefiggevano, perché il cambio dollaro-rublo, dopo l'iniziale impennata a quota 120, adesso è sceso sotto i 60. In pratica, il rublo si è rafforzato nei confronti del dollaro rispetto alla situazione precedente il 24 febbraio. Che cosa abbia determinato questa situazione al momento è oggetto di analisi. Diciamo che possiamo ipotizzare che comunque i paesi sviluppati, tra i quali l'Italia, continuando a comprare gas e petrolio dalla Russia, ma soprattutto il gas, come l'Italia e la Germania, stanno in un qualche modo attenuando l'impatto delle sanzioni stesse, tant'è vero che il tasso di inflazione in Russia è dall'iniziale impennata molto prossima al 20%, sta pian pianino scendendo verso il 14-15, che è sempre elevata, però c'è una graduale ripresa dei consumi nel paese. Infine, va detto che la Banca Centrale Russa ha abbassato lo stesso tasso di sconto dal 17% post sanzioni al 14%. E quindi il discorso che possiamo fare, avendo l'Italia sperimentato le sanzioni durante la guerra di Abissinia del 1935, la conclusione è anche il Giappone, che era. Il patto fu siglato nel 1938, però diciamo era un paese che era
nemico dell'Occidente ancor prima della Seconda Guerra Mondiale, diciamo che nelle economie più sviluppate le sanzioni difficilmente portano a impatti così negativi da determinare un cambio di regime, che era quello che ci si prefiggeva, cioè creare una situazione di forte inflazione, bloccare i consumi e quindi far aumentare il malcontento verso Putin e così prepararne l'avvicendamento. Non ci si è riusciti. No, esattamente. Poi è giusto essere partiti dal rublo, perché proprio in questi giorni si leggono tutte queste notizie, il rublo più forte di prima. Certo, è anche vero, come hai detto tu, Gianmaria, che il mercato russo, come è ovvio che sia, è un po' dopato in questo momento. Voglio dire, anche il nostro mercato è stato comunque diretto dalle banche centrali per tanto tempo e quindi figuriamoci se non lo è in Russia. E poi inflazione e PIL sostanzialmente sono un po' gli indicatori da guardare, no, in questo momento, quindi situazione inflazione e PIL che sono un po' negativi dappertutto proprio per la situazione. Ecco, quindi insomma, cosa attendersi è molto difficile dirlo, suppongo, no? Beh, quello che sempre a livello di ipotesi, quindi in teoria, sì, certo. se il PIL russo quest'anno avesse un calo inferiore al 10%, che è nelle possibilità, perché diciamo, le stime del Fondo Monetario, ma anche della Commissione UE, erano per un calo intorno al 15%. Allora, se il calo invece fosse inferiore al 10%, potremmo giornalisticamente teorizzare che le sanzioni alla fine avranno danneggiato molto di più l'economia europea, che si avvicinerà a una crescita quasi zero, perché bisogna considerare che anche se l'economia europea quest'anno crescesse intorno al 2,5-3%, ma siamo in fase di revisioni verso il ribasso, sarebbe comunque in recessione, perché la spinta post-Covid è stata comunque forte. E invece l'Europa si sarebbe procurata una recessione, la Russia volontariamente, la Russia invece comunque insomma avrebbe incontrato queste difficoltà affrontando una guerra. Ovvio, ovvio. Va bene, allora andiamo a parlare di... Restiamo in Europa, abbiamo visto delle immagini che ci hanno riportato proprio al tema che voglio discutere con te, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, appunto il titolo è "Noi litighiamo e l'Europa ci bacchetta". Intanto una delle ultime notizie che leggo proprio in diretta: c'è pochissimo tempo per l'approvazione del decreto legge concorrenza, rimasto bloccato in commissione al Senato, è quello famoso per cui Draghi ha richiamato all'ordine i suoi con un consiglio dei ministri flash a causa della questione delle concessioni balneari, è responsabile di aver congelato anche la delega fiscale. Si tratta di due riforme chiave, questo è il punto, per il governo, che tempi tecnici permettendo, figuriamoci se tempi tecnici già possono penalizzare, se latitiamo anche noi è finita. Si gioca l'erogazione dei fondi, ecco qui, si gioca l'erogazione dei fondi del PNRR relativi al secondo semestre, quindi inutile cantare vittoria quando arrivano i fondi se poi non riusciamo a rispettare le tappe successive, perché altrimenti i rubinetti si chiudono. La tensione quindi per questo insomma all'interno del governo è salita, speriamo che possa un attimino calmarsi, perché in realtà bisogna arrivare alla fine di questa partita. Oggi riprende l'esame del decreto presso la Commissione Industria del Senato, in teoria dicono dovrebbe arrivare l'approvazione oggi, però per permettere poi l'approdo in aula. Entro la fine di maggio questa partita dovrebbe essere chiusa. E poi vabbè, in caso di divisioni, Gianmaria, si è detto possiamo ricorrere alla fiducia, speriamo di no, perché è un segno di debolezza, no, quello del ricorso alla fiducia, anche perché poi dobbiamo portare avanti altre riforme come dire importanti che possano rilanciare il nostro paese, quindi siamo solo all'inizio, mi verrebbe da dire. L'Europa insomma ci ha già detto state attenti, era tutto nelle previsioni? Direi proprio di sì, perché partendo dal DDL concorrenza, la prima questione è che è una riforma qualificante, dunque la sua approvazione è necessaria
per ottenere i fondi del Recovery and Resilience Facility. Quindi aspettiamo una tranche da ulteriori 25 miliardi circa, dunque la sua approvazione è imprescindibile. Lo scoglio è sono le concessioni balneari. Pare che in queste ore si stia trovando l'accordo, nel senso che nel momento in cui saranno messe a gara, il vincitore della licenza dovrà indennizzare il precedente titolare in base sia al valore degli attivi residuo e sia in base al lucro cessante per coloro che detenevano le concessioni stesse. Sì. È una soluzione, direi, subottimale, però in un certo senso fa vedere che si è riusciti a trovare un compromesso, perché comunque è una riforma, quella una liberalizzazione, è una riforma che non è a costo zero. Chi perde il titolo, lo stesso varrebbe nel caso dei taxi, se quando si vorranno liberalizzarle pienamente, perché è un esempio che forse il grande pubblico capisce meglio. Se si liberalizzassero, bisognerebbe comunque in qualche modo risarcire i tassisti, perché i tassisti per comprare la licenza spendono, a seconda della città, però sono cifre che tra Roma e Milano viaggiano sempre sui 250-300 mila euro. Quindi liberalizzare le licenze vorrebbe dire comunque in qualche misura far ritornare loro almeno parzialmente quanto hanno investito. Lo stesso vale per le concessioni balneari, anche di più in proporzione. Ok. Beh, ma quindi stiamo rischiando grosso, insomma, perché rischiamo di non... perché sai, no, abbiamo detto forse anche con te più volte, perché questo PNRR è stato definito un piano salva Italia da alcuni, no? Però è stata definita anche l'ultima occasione per l'Italia. Ora, non per essere catastrofisti, non è che stiamo affogando, però comunque l'Italia ha bisogno di essere un po' ristrutturata, ecco, mettiamola così. In questo caso si può parlare di una riforma giusta, perché sì, no, intendo dire tutto il piano complessivo del PNRR, perché sai, no, se non andiamo avanti si blocca tutto fondamentalmente. Insomma, andrebbero fatte delle distinzioni, però sì. Sarò brevissimo. Vai, assolutamente, è interessante. No, da una parte, cioè, per esempio, non è una riforma qualificante, ma una riforma aggiuntiva, sì, di accompagnamento, quella relativa alla delega fiscale. La riforma del catasto e quindi l'aggiornamento degli estimi anche su base patrimoniale non è una riforma imprescindibile, però politicamente chiaramente l'Europa chiede all'Italia di puntare di più su quelle fonti di entrata per abbassare poi l'IRPEF fondamentalmente, il che ci dovrebbe portare a riflettere, diciamo, sull'opportunità di tenere in vita un sistema fiscale dove già la pressione è al 43% ed è prevista in aumento, e quindi aumentare le tasse sugli immobili sicuramente non è una strategia giusta. Così come, sempre parlando di PNRR, di riforme, bisognerebbe anche riflettere sulla validità di un piano che, sì, ricordiamolo, per l'Italia è fondamentale, perché le consente di fare investimenti in cambio di riforme a fronte di una situazione debito PIL che è disastrosa, perché è al 150%. Okay. Però non dobbiamo trascurare che il PNRR ci dà uno 0,3% di PIL in più l'anno, cioè è una cifra modesta, e l'inflazione se lo sta mangiando. Ah, sì, quindi certo. Secondo me bisognerebbe anche riflettere sul discorso costi-benefici.
Ok, no, hai fatto benissimo, anzi Gian Maria, a specificarlo, scherzi, è un punto fondamentale. Andiamo al 2023, stop al patto di stabilità. Allora, ricordiamo velocemente, insomma, patto di stabilità, lo dicevamo prima, è un accordo internazionale che è stato stipulato nel 1997 dagli stati membri dell'Unione Europea, inerente al controllo delle rispettive politiche di bilancio pubblico, ovviamente al fine di mantenere fermi i requisiti proprio di adesione all'Unione Economica e Monetaria dell'Unione. Bisogna rispettare dei parametri, per dirlo proprio terra a terra, non è che si può fare quello che si vuole, altrimenti non si aderisce all'Unione Europea. Quindi questo patto di stabilità è fatto in modo per rafforzare il percorso di integrazione dei singoli stati membri intrapreso nel 1992, con la sottoscrizione del Trattato di Maastricht. Questo è un cenno storico. Allora, ricordiamo che cosa devono fare gli stati che hanno deciso di adottare l'euro, ovviamente, che devono continuare a rispettare nel tempo i parametri relativi al bilancio. Allora, deficit pubblico non superiore al 3% del PIL, quindi il rapporto deficit-PIL inferiore, un debito pubblico al di sotto del 60% del PIL o comunque un debito pubblico tendente al rientro, quindi il rapporto debito-PIL inferiore al 60%. Detto questo, è stato congelato il patto di stabilità perché ovviamente è un periodo considerato ancora, come dire, molto difficile. Però l'Europa, Gian Maria dice, non è un liberi tutti. Insomma, questo è un po' lo stesso monito che arriva per altre questioni sul PNRR. No, non è un liberi tutti perché, come ha spiegato il vicepresidente della Commissione Dombrovskis, la possibilità di aprire una procedura per disavanzo eccessivo c'è sempre, anche se il patto di stabilità è sospeso. E come dicevo prima, nel 2022, a causa del contesto recessivo che c'è, il debito PIL dovrebbe scendere marginalmente dal 150 al 149, qualcosa, poi bisognerà vedere. E in secondo luogo il deficit PIL resterà sempre sopra il livello del 3%. Il DEF prevedeva sempre il 5,6. Chiaramente, se il clima economico si deteriora, resterà anche sopra il 6, il che è molto negativo. Allora, il discorso è: come arriverà l'Italia nel 2023? Ci arriverà molto male perché purtroppo la crescita si fermerà, perché la crescita è la garanzia della progressiva riduzione di questi disavanzi. Ora, poiché al momento attuale, ma noi speriamo tutti vivamente di uscirne, l'Italia tornerà in breve tempo a quel contesto di crescita ridotta, sempre con gli zero virgola e col debito, il deficit crescente, questo vuol dire che prima o poi, noi speriamo più poi che prima, l'Europa chiederà quelle correzioni famose previste dal Fiscal Compact. Ieri nel Country Report c'era già scritto che servirebbe una correzione molto vicina al 10% del PIL, ovviamente in un arco di 15 anni. In realtà, diciamo, per tornare a un livello di debito PIL del 60%, l'Italia dovrebbe fare manovre orientate alla riduzione del debito molto prossime al 6-7% di PIL, quindi un centinaio di miliardi solo per, come dire, emettere meno BTP e quindi ridurre il proprio debito, come fa la Germania, che è sempre in surplus e quindi si ricompra i propri bund. Chiaramente poi con la pandemia ha smesso. Quindi Certo. queste sono manovre che sono profondamente recessive, perché fare, cioè, tirare su 100 miliardi senza fare debito, ma solo per ridurlo, significa mettere in ginocchio un'economia, significa tagliare le pensioni, tagliare la Ovvio, spesa pubblica, cioè, che certo. sono anche cose giuste, cioè sono richieste giuste. Ovviamente non si può fare dall'oggi al domani, ma anche No. l'Italia deve presentarsi
credibilmente. Molto. Assolutamente sì, assolutamente sì. Senti, ti faccio un'ultimissima domanda prima di salutarti sulle banche centrali. Quo vadis, nel senso, sono sempre fondamentali, ma in questo momento hanno un doppio compito: il controllo dell'inflazione e appunto parlavamo di crescita. Attenzione a non affossare la crescita, che sarebbe davvero, insomma, in questo momento una mossa che non sarebbe neanche commentabile, forse. No, cioè l'Italia purtroppo non può sostenere questa politica che prevedrebbe un rialzo di mezzo punto percentuale del tasso ripo, e quindi da 0 a 0,5, che è quello che vogliono tutti i paesi dell'area euro, però del nord, Germania, Olanda e compagnia bella, non lo può sostenere perché un mezzo punto in più è già, come dire, ogni anno 3-4 miliardi di maggiore spesa per interessi. Ma l'Italia è arrivata molto male a questo punto, prima o poi dovrà accettare, perché non, cioè l'inflazione al 6-7%, e quest'anno è attesa a viaggiare sempre in quell'intervallo, non è Sì, più certo, sostenibile. no, esatto, non è più sostenibile, hai detto la parola giusta. Grazie Gian Maria De Francesco, vice capo servizio economia Il Giornale, ci sentiamo presto Grazie a sulle fonti voi. TV, ti seguiamo naturalmente sul quotidiano, grazie mille, buona Grazie. giornata, grazie, Buona giornata. buona giornata.